Era necessaria una riforma per il reclutamento e credo che il PNRR ci abbia dato una grande opportunità ed era necessario coglierla e coglierla anche in fretta. Questo decreto dà una visione organica, alla formazione e soprattutto, questo è fondamentale, serviva la valorizzazione delle competenze e anche una formazione delle e sulle metodologie didattiche per chi dovrà insegnare a scuola. È chiaro che nella fase di riconversione, di conversione di questo decreto sarà importantissimo il valore aggiunto di quelle che potranno essere le osservazioni dei sindacati, che comprendo non solo necessarie, ma utilissime a migliorare il decreto, che nel suo impianto generale invece mi convince. Inoltre, se dovessi segnalare sicuramente qualcosa nello specifico, perché dal dibattito non sono emerse segnalazioni chiare su cosa non convince questo decreto. Nello specifico, per esempio, volendo fare un accenno, io valuterei l'ipotesi di modificare quella che è la valutazione a crocette per andare a risposte aperte. Questo è fondamentale. Il doppio canale, lo dico da docente, c'è stato nel passato e ha creato sempre difficoltà e problemi. Docenti di serie A, docenti di serie B. Il canale per l'immissione in ruolo deve essere unico, deve essere quello per concorso pubblico. Sul concorso si sta cercando di fare un percorso che possa essere condiviso, corretto e che possa selezionare i migliori docenti, ma deve essere unico. Contemporaneamente stiamo però cercando di smaltire tutte quelle che erano le graduatorie e quindi tutti i docenti che nelle graduatorie di merito, nelle graduatorie, nelle gare, nelle graduatorie di riferimento aspettano da troppo tempo il ruolo. Mi permetta di dire anche questo, noi finalmente abbiamo iniziato i concorsi, questo era fondamentale. Le graduatorie si sono realizzate perché in realtà per molto tempo non erano state fatti i concorsi e quindi tutte queste file nelle graduatorie hanno ingolfato il sistema di reclutamento. Ed è anche una tutela per i docenti, perché è una tutela e garanzia per le loro assunzioni, per la loro assunzione e per la prospettiva di assunzione. Non puoi valutare un docente rispetto a delle crocette, delle prove strutturate, spesso con domande che esulano quello che il docente deve sapere e deve saper fare. Proprio per questo, come dicevo prima, a nostro avviso le crocette vanno superate e proveremo anche in conversione di decreto, il Parlamento proverà a superare questa modalità. È anche vero che proprio la necessità di un concorso che preveda una formazione per i docenti anche attraverso l'esperienza scolastica e a monte un percorso abilitante. Pensi un po', i ragazzi potranno scegliere mentre frequentano l'università se vorranno abilitarsi o no. Scegliere di fare l'insegnante, non come mestiere di ripiego, quindi come una carriera che pensi e maturi anche prima di poter poi accedere ai concorsi. I docenti non solo sono preziosi, e quando parlo dei docenti, io parlo dei docenti in ruolo, dei docenti precari, dei docenti lontani da casa. Io sono stata tutte e tre le cose, io sono tutte e tre le cose perché sono stata docente precaria, sono stata per molti anni lontano da casa e sono una docente, per adesso in aspettativa. E quindi i docenti vanno valorizzati.
e per valorizzarli bisogna anche che la società e quindi che anche il percorso di assunzione degli stessi e che la valorizzazione del loro lavoro dentro il mondo scuola possa essere riconosciuto anche ufficialmente fuori dal mondo scuola, perché spesso non viene riconosciuto il valore del docente come professionista, del docente come risorsa preziosa per lo sviluppo del paese. Quindi le due cose vanno legate, perché bisogna anche dare un riconoscimento economico. È anche vero che il riconoscimento economico è anche legato non solo a una formazione, ma anche a una prestazione sociale in cui si dimostri che il docente che viene assunto a scuola è un vero professionista, ha superato un concorso pubblico e ha un valore fondamentale per la nostra società. Allora, io ne parlerò al ministro e chiaramente poi è il governo tutto che decide, perché anche nella sinergia col Ministero della Salute è necessario prendere queste decisioni. Chiaramente il desiderio è quello di liberare i ragazzi il prima possibile dalle mascherine. Potrebbe anche essere in fase di esame di Stato, però io sarei d'accordo, ma mi rimetto a quello che poi si deciderà per tutelare la sicurezza dei ragazzi, che è prima di ogni cosa, anche prima del mio desiderio di vederli liberi dalle mascherine. Per la transizione ecologica e culturale nelle scuole, quindi questo lavoro che si sta facendo in maniera sistemica, il piano rigenerazione, tutte le risorse economiche e scientifiche che ad oggi sono disponibili per tutti gli ordini di scuola, tutti gli ordini e gradi di scuola, io sono molto soddisfatta di questo lavoro e mi preme sottolineare quanto questa volta su questo tema l'Italia abbia aperto la strada all'Europa, tant'è vero che, riferisco a tutti i miei colleghi e alle mie colleghe, che dalla Commissione europea a gennaio sono state emanate delle raccomandazioni per andare verso dei piani sistemici nazionali di istruzione che possano educare alla sostenibilità, dare le competenze e mettere in rete tutti quei partner che possono aiutare le scuole verso questo nuovo modello abitativo e di pensiero. Quindi sì, sono soddisfatta, è stato fatto molto, sono state anche messe molte risorse, investite molte risorse e abbiamo anticipato un disegno che è europeo.